Allora siamo pronti a partire, le vibrazioni sono cariche oggi? Cariche! Carichissime! Cariche. Allora, vibrazioni. Con l'occhio del pitone. Sì, con l'occhio del pitone. Uno però. Uno solo. Seratona quella di oggi, tra l'altro. Sì, assolutamente seratona che è quella ovviamente dei duetti. Oggi è un grande giorno perché è uscito l'album. Esatto. Il nostro album è ovunque, spero. Sì. E spero sia anche nelle borse. Però ci sono in giro dei cartonati inquietanti, devo dire, qui. I cartonati sono abbastanza inquietanti. Qui ho visto anche qualcuno di voi che faceva non facciamo nomi. E poi c'è ovviamente il duetto stasera fantastico con Skin, la regina del rock and roll, aspettiamo la pantera del rock and roll, e di cui oltretutto siamo anche molto fan, quindi insomma grande giornata. Siamo pieni di animali. Meraviglioso. Bentornati ragazzi. Grazie. Vedo più voi di mia mamma. Sì, ultimamente sicuramente anch'io. Questo giro tutti noi. No, perché oggi è venerdì, ragazzi. Io già sono in crisi. Non so come farò senza di voi poi lunedì. Vabbè, non ci pensiamo. Vabbè, ma da lunedì. Insomma. Pensiamo al presente. Ci diamo appuntamento da lunedì, però, tutti i giorni alle 15. Forza. Sì, ci mandiamo anche delle foto nel caso. Ma sì, certo. Guarda, pensami. Perfetto. Senti, allora, vogliamo parlare di questa sera? Cosa state preparando? Qualcosa che potete anticipare? Beh, sicuramente il duetto con Skin, come dicevamo prima, è sicuramente insomma un duetto interessante perché lei, oltre a insomma, non è che canta solamente la canzone, ma l'ha fatta proprio sua. Quindi ha cambiato un po', la canzone prende un'altra forma, ha aggiunto delle parti. Ah sì, quindi... Ma in italiano o in inglese si può sapere? Entrambi. Quindi è fantastica questa cosa. Sarà veramente bello. Poi la versione, per esempio, voi che intenzione avete di farne poi? Una volta che uno c'ha questa cosa bellissima magari fatta con Skin. E poi speriamo che infatti la cosa... Una shakerata gliela diamo e come, che cavolo. Esatto. Quindi speriamo di shakerare per bene. Shakeriamo per bene. Di farlo shakerare qua e là. Sentite, stasera entra prepotentemente il televoto con un peso importante perché ci sarà un peso del 50%, sì. Quindi bisogna cominciare ad attivarsi seriamente. Oltretutto noi ci siamo accorti che eravamo talmente tanto presi dall'esibizione, interviste e tutto, che non abbiamo mai detto di votarci. Ecco, è l'occasione giusta per farlo. È il momento giusto per perché, fare. Ma perché noi non la viviamo proprio come una gara? E quindi non ce ne frega niente, non diciamo niente. Però il giudizio del pubblico è votate importante. Gli altri. Perché votate? Non votate. Esatto. Risparmiate e comprate il nostro disco. Piuttosto, esatto. Piuttosto di votare, compratevi il disco. Mi sembra un'interessante chiave di lettura, anche perché alla pubblicazione di questo disco fa seguito un in-store tour con un sacco di date. Qualcuno di voi vuole dirle? Siamo Stefano. Gli in store a firmare le copie degli album. Stefano, vai, dai. Beh, gli in store sì, servono come firmacopie per incontrare la gente e chiacchierare. E questo va bene, diamo le date. Dai, dai. Radiofonico. 12 febbraio Milano, 13 febbraio Genova, 14 febbraio Torino, 15 febbraio Stolzano. Vabbè, li vedete su internet. E poi arriverà il tour. Ho capito tutto. Poi dal 16 di marzo sarete in tour in tutta Italia, quindi insomma. Perfetto. Oggi è il compleanno di mio figlio, ecco, ragazzi. Ecco, qui ti volevo, gli facciamo gli auguri, Sam. Ciao Samuele, scusa se non sono con te, torno presto. Auguri. Ti voglio bene. Hai comprato l'album di papà? Piantala. Deve comprarlo anche lui. Scusa, ma non si regala nulla. Con la paghetta con i soldi del salvadanaio. Baghetta se l'è già sperperata tutta. Quelli dei dentini, non lo so. Beh, la fatina dei dentini. La fatina dei denti. Cioè, però zio Francesco glielo può regalare come regalo sì, di compleanno. Sì, ma quando finirai i denti, tanto ci sono quelli del papà quando che strappiamo. I denti. Io ho già quasi finiti i miei. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Grazie, a domani. Votate.